La tappa più lunga dell'intera edizione della Corsa dei Due Mari numero 51 sarà la quarta, con i suoi 216 chilometri, i quali si faranno certamente sentire e saranno veramente utili per preparare la lunghissima cavalcata da Milano a Sanremo. Sabato 12 marzo si partirà dalla sede d'arrivo della giornata precedente, ossia Montalto di Castro, e si giungerà a Foligno, in provincia di Perugia. Sarà una frazione caratterizzata dai tipici mangi e bevi dell'Italia centrale. Si dovranno superare la bellezza di 4 gran premi della montagna. Nessuno sarà particolarmente lungo, ma comunque alla lunga incideranno sull'esito della corsa. Il primo verrà affrontato al chilometro 124 e sarà quello del valico di Colle Cerquiglie. Dopo circa 35 chilometri si dovrà superare per la prima volta il Monte Falco, che verrà ripetuto una seconda volta 16 chilometri dalla fine. Nel mezzo ci sarà lo strappo per giungere a Trevi, una delle tante perle umbre. Da Foligno si transiterà già in due occasioni precedenti rispetto a quella che varrà la vittoria.